Vai. Com'è andata questa terza prova? Bene. No, è stata facile, me l'aspettavo molto. Sì. Le materie ve le aspettavate? Sì. Senso... Erano quelle? Sì. No. Ce le aspettavamo. E come vi sentivate prima, dopo, durante? No, devo dire che non sono mai stata così in ansia, cioè tipo rispetto alla prima, alla seconda prova, che vabbè erano temi, ti inventavi le cose. Questa, no. Sì, però dopo si sta bene. Va bene, grazie. Allora, è finita la terza prova, che materie sono uscite? Allora, storia, filosofia, inglese e arte. Era complessivamente difficile e complicato? No, sono stati, diciamo, abbastanza buoni. Poi, chiaramente, in alcuni argomenti sono andato un po' peggio, però... Sono uscite le materie che ci aspettavamo. E come vi sentavate prima, durante e dopo l'esame? Prima un po' in ansia, perché non aveva ripassato tutte le materie, dato che non le sapevamo ora, non eravamo sicuri quelle che sarebbero. Però durante eravamo abbastanza tranquilli, perché le domande non erano troppo. E alla fine felici, perché ormai le erano troppo. Ok, grazie. Allora, terza prova di maturità, com'è andata? Allora, io credevo peggio, l'inglese non ero assolutamente preparata, però le domande erano fattibili, le professoresse secondo me sono state brave, insomma hanno scelto le domande ponderate, diciamo. E le materie ve le aspettavate? Materie... Sapevate che erano quelle? Sì, perché poi vai per esclusione, quindi qualche cosa poi ti inventi, insomma. E come vi sentivate? Io sono molto ansiosa e anche per la prima prova non la sapevo gestire. No, io però non insomma. È stato peggio in assoluto. Per ora. Sì, esatto, poi l'orale vedremo cosa ci aspetta. Va bene, grazie mille. Grazie. Allora, com'è andata questa terza prova? Beh, allora, abbastanza bene, nel senso che le domande erano piuttosto semplici, quindi sono fiduciosa. Più o meno la stessa situazione. Come vi siete preparate per questo esame? 3 giorni e mezzo di studio interrotto. Segregata in casa più o meno. No, però ero contenta perché ieri sera non ho fatto troppo tardi rispetto alle altre volte. Ho tirato le parole, poi ho chiuso perché ero disperata. Basta. E come vi siete sentiti quando avete visto le materie che sono uscite? Felici. Sono felici perché speravo ci fosse filosofia e non storia, c'era filosofia, quindi a posto. Abbiamo tenuto fisica per 5 minuti perché abbiamo visto la nostra insegnante in giro con i fogli. Noi fisica l'abbiamo avuta. Invece no. Ok, grazie mille.